L'autorizzazione ha aperto nel 1968, ma solo in tempi recenti ha introdotto una carta di vini abbastanza importante, direi. Attualmente conta circa 350 referenze da tutto il mondo, particolarmente Italia, ovviamente. Una carta di vini ragionata, etica se vogliamo, ma soprattutto creata attraverso un'evoluzione mia gustativa e attraverso una ricerca reale sia sul territorio nazionale che anche estero. Avendo l'azienda agricola parallelamente al ristorante e lavorando in maniera completamente naturale in regime biodinamico, mi sono sempre sentito più vicino al mondo dei vini naturali, dei cosiddetti vini naturali. La nostra carta vino si compone solamente di vignaioli che lavorano in campagna, fanno il vino in cantina senza solitamente bisogno di un enologo. Ecco, riscoprire i gusti originari, fermentazioni spontanee, l'uso limitato o nullo di coadiuvanti, chi più chi meno. Abbiamo sicuramente dei produttori estremi, ne abbiamo diversi, abbiamo produttori anche diciamo interlevel per chi non ha mai magari bevuto un vino cosiddetto naturale. Crediamo in questi vini perché noi stessi lavoriamo con questi criteri. Ecco perché nasce questa selezione di Trattoria Stazione, una linea di vini naturali prodotti in collaborazione con Vini del Pellagroso, esclusivamente a filiera chiusa. Questo è l'ultimo entrato, è un rifermentato in bottiglia, cosiddetto sui lieviti, un col fondo, base Chardonnay tirato con mosto passito. La presa di spuma sempre spontanea, quindi anche seconda fermentazione, nessuna aggiunta di solforosa. Ecco, tutti i vini sono senza solforosa aggiunta per una questione nostra personale, lavoriamo su basse rese, bassissime, circa 30 quintali ettaro di resa, solamente l'uva sana, quindi arriva in cantina, lasciamo che lavori in fermentazione spontanea, senza chiarifica, senza filtrazioni, senza nessun coadiuvante aggiunto. Qui abbiamo un vino bianco, a seconda dell'annate è o Chardonnay oppure un uvaggio di Chardonnay, Moscato o Pinot Grigio, perché adesso abbiamo appunto più varietà e quindi a seconda dell'annate andrò a selezionare quello che desidero per il ristorante. Questo è il nostro rosato, che è una rondinella, uva tipica della zona Valpolicella fino ai Colli Morenici Mantovani, dove appunto si trovano le vigne attualmente, nella località di Monzambano. E poi questo rosso, che è un Merlot. Abbiamo Merlot, abbiamo Cabernet, piuttosto strutturato, vino da 13 gradi e mezzo, vino di importanza. Come dicevo, nessuna chiarifica, nessun coadiuvante, il mosto viene solamente accompagnato in fermentazione e nella maturazione, nell'affinamento in cantina. Non c'è nessuna volontà enologica di ottenere un vino, cioè di produrlo, ma solo di appunto accompagnarlo perché non diventi aceto ma diventi vino. Sempre su questo filone abbiamo voluto anche collaborare con un'azienda che è Angolo d'Amic, Marco Lanzotti, il vino è Spoma. Abbiamo in questo caso un Sorbara, questo è probabilmente sul mercato l'unico Sorbara completamente pulito, completamente naturale, sia in prima che in seconda fermentazione, senza nessun coadiuvante aggiunto, perché Marco lavora come lavoriamo noi in Vigna del Pellagroso insieme ad Antonio Cammazzola e siamo molto contenti del risultato. Ovviamente il colore è diverso, l'acidità è veramente spiccata come dovrebbe essere un Sorbara, come oggi praticamente non si fa più perché è un gusto più difficile, ma la nostra carta vini diciamo che non è di gusti semplici, è di gusti autentici. Un altro progetto è quello della birra agricola. All'attivo abbiamo due birre, una blanche, una birra di frumento ottenuta dall'impiego dei nostri cereali, delle varietà antiche di frumento che coltiviamo, da grano duro Cappelli alle varietà tenere al faro monococco, e una IPA caratterizzata dal vialone nano, dal nostro riso che produciamo direttamente sempre. Non siamo birrai, ma ci appoggiamo a un birrificio per la produzione di queste. Lavoriamo sempre sul territorio, a filiera corta, sempre sul territorio mantovano comunque. Ultimo, ma in realtà tra i primi progetti, abbiamo questo liquore, questo elisir di canapa, prodotto in collaborazione con Saverio Denti, mistico speziale di Reggio Emilia, azienda agricola e laboratorio che trasforma appunto le erbe, la maggior parte prodotte da lui. In questo caso abbiamo invece voluto produrre noi dell'erba, questa canapa, ovviamente la canapa quella legale, un modo comunque per ottenere qualcosa da questa coltivazione, oltre a delle farine che abbiamo utilizzato nella nostra cucina, anche questo liquore che è la nostra esclusiva perché è fatto per infusione, ideato come una tisana alcolica, va benissimo dopo cena, prima di andare a dormire, tranquillizza e pacifica lo spirito. Questo è il nostro liquore che serviamo a fine pasto qui nel nostro ristorante, sempre prodotto a filiera chiusa dalla nostra azienda agricola di famiglia Corte Raffetta.